Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostrerò come poter fare anche fino a 100 euro al giorno proprio con il trading, utilizzando semplicemente un metodo con due indicatori facili da capire e da utilizzare, che però sono davvero davvero efficaci. Ci saranno dei piccoli che specificherò da controllare da prima di operare, ma la strategia è davvero facile. Mi raccomando, guardate tutto il video per non perdervi nessun consiglio importante, così da non commettere errori che potrebbero farvi perdere dei soldi. Se seguite bene questa strategia e state attenti a delle piccole cose, potete veramente riuscire a fare dei piccoli dipende poi dal capitale investito, dei grandi guadagni con questa semplice strategia di trading, utilizzando proprio Bitcoin, quindi le criptovalute sostanzialmente, che hanno una volatilità un po' più alta. Benvenuto in questo nuovo video, se non mi conosci sono Salvatore. Prima di iniziare mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella e distruggi il tasto del mi piace. Un attimo, quali sono questi due indicatori? La banda di Bollinger, che come puoi vedere dall'immagine altro non è che una media mobile a 20 periodi, ovvero la linea rossa o di solito gialla che si trova all'interno di queste due bande, che sono quella superiore e quella inferiore. Altro non sono le bande superiori e le bande inferiori, che la media mobile a 20 periodi aumentata o diminuita a seconda se parliamo di quella superiore o inferiore, e che indicano relativamente i prezzi, diciamo, quando è ai massimi di quel periodo e quando è ai minimi di quel periodo, mentre quella centrale è la media mobile a 20 periodi. Questo indicatore è molto importante, adesso andremo a vedere anche perché. Ci dà, diciamo, un'indicazione di quello che può essere un'inversione del trend. Collegato un altro indicatore, ovvero l'RSI, il Relative Strength Index, che ci dà sostanzialmente una grande indicazione su quella che è la volatilità, e quindi ci consiglia, come puoi capire dall'immagine, anche se poi andremo ad approfondire sul grafico, quando un determinato titolo, o in questo caso Bitcoin, è super venduto o è super comprato. Quindi quando questo indicatore va molto al di sopra significa che è super comprato, e quindi potrebbe esserci un'inversione di trend e potrebbe crollare il prezzo, e viceversa quando è super venduto potrebbe esserci un'inversione di trend e quindi il prezzo potrebbe risalire. Ma adesso bando alle ciance, andiamo a vedere sul grafico come applicare questi indicatori e capire come fare queste operazioni di trading. Ci troviamo all'interno del grafico di TradingView, che è il programma che utilizzo appunto per analizzare per fare analisi tecnica su quelli che sono i grafici. Mi trovo su Bitcoin USD. Il mio consiglio innanzitutto è di applicare, per lavorare su questo, diciamo, questi indicatori, di applicare un time frame di un'ora. Adesso io mi trovo sul time frame di un giorno, vi spiegherò delle cose e poi passiamo al time frame di un'ora. Innanzitutto, per inserire questi indicatori basta andare su indicatore, scrivere BB e inserire bande di Bollinger, e mi compariranno queste che sono le bande di cui vi parlavo. Potete vedere la media mobile 20 periodi, questa linea gialla, e la banda superiore e la banda inferiore. Mentre per quanto riguarda l'RSI basta andare su indicatore, scrivere RSI, Relative Strength Index, cliccare e vi uscirà e vi comparirà sotto il, diciamo, questo indicatore che è il Relative Strength Index. Allora, quello che interessa a noi è capire come utilizzare questi due indicatori. Come vi avevo detto, sostanzialmente un indicatore importante, partendo dalla banda di Bollinger, è il fatto che quando il prezzo tende ad uscire da quella che è la banda inferiore, ovviamente ci segnala un prezzo con una volatilità tale da segnalare appunto un prezzo che è andato fuori dalla media mobile, che quindi potrebbe risalire. Però ci sono da fare delle piccole precisazioni. Innanzitutto, prima di entrare, di fare un entry, quello che consiglio io è fare un entry ovviamente quando il prezzo esce al di sotto della banda. Si potrebbero fare, diciamo, anche delle operazioni inverse quando il prezzo va al di sopra della banda superiore, ma ci sono comunque delle cose da avere in considerazione. Innanzitutto, una cosa da precisare è il fatto di capire qual è il trend di quel periodo. Lavorando sul grafico a un'ora, adesso andiamo sul grafico a orario, l'uptrend principale, quindi se è ribassista o rialzista, è fondamentale, proprio perché altrimenti potrebbe, diciamo, invalidarsi quella che è la banda di Bollinger. Perché se ci troviamo davanti a un uptrend ribassista e magari il prezzo fuoriesce da quella che è la banda inferiore, potremmo comunque ritrovarci a non riuscire a portare a termine la nostra operazione, proprio perché
ci troviamo in un uptrend, quindi un trend di time frame superiore, ribassista, e quindi il prezzo magari non riuscirà a salire. Quindi innanzitutto è capire qual è il trend, diciamo, principale, e una volta assicurarci che comunque il trend principale sia, dipende poi dal time frame sul quale stiamo lavorando, magari lavoriamo su un, dobbiamo fare un'operazione settimanale e ci troviamo quindi in un trend rialzista per quanto riguarda quella settimana, e quindi approfittiamo di dei prezzi che escono al di sotto della banda di Bollinger, magari vi faccio l'esempio proprio qui, ok? Come fare a capire se effettivamente potrebbe essere un, diciamo, un prezzo interessante sul quale mettere il nostro entry. Innanzitutto, in questo caso il prezzo è uscito, come potete vedere, dalla banda di Bollinger, c'è questa, dalla banda inferiore, c'è questa ombra che va nettamente al di sotto, e se nello stesso momento andiamo a analizzare quello che è il prezzo relativo allo strand index, possiamo vedere che in questo caso specifico qua il relative strand index ci segna un diciamo che il Bitcoin è super venduto, proprio perché esce da quella che è questo indicatore. Quando più vicino questo indicatore è vicino al 30, significa ci dà il segnale che in questo caso Bitcoin è super venduto, venduto più del solito, mentre più è alto questo indicatore, più ci dà il segnale che in quel caso Bitcoin è super comprato, e quindi potrebbe esserci un'inversione di trend. Ma vi ripeto, per essere sicuri dell'inversione di trend, ragazzi, bisogna comunque analizzare l'uptrend del periodo. E un'altra cosa da comunque analizzare sono ovviamente i supporti. Se mettete, diciamo, supporti importanti ritestati e vedete che magari oltre, adesso non succede in questo caso, ma oltre ad uscire dalla banda di Bollinger tocca un supporto importante, quello potrebbe essere un chiaro segnale, insieme all'uptrend che è rialzista probabilmente, potrebbe essere un chiaro segnale di inversione di trend, e che quindi il prezzo potrebbe cominciare a salire, proprio come è successo in questo caso. E possiamo vedere infatti che il prezzo poi ha avuto un ritracciamento e ovviamente è salito fino a qua. Poi dipende da quale target profit mettete. Mettiamo caso sia riuscito a prendere in questo caso una posizione entry a 32.380, a 33.157 comunque il prezzo è arrivato, e se il nostro target profit in quel caso sia stato del 10%, ci saremmo arrivati tranquillamente. Quindi magari 10% è anche un po' azzardato, magari anche il 5%, ci saremmo arrivati tranquillamente, avremmo chiuso la nostra posizione ovviamente in profitto. Viceversa, ragazzi, succede lo stesso quando il prezzo esce dalla banda superiore, come potete vedere, e il nostro relative strand index ci segnala un prezzo di Bitcoin super venduto, super comprato, scusate, e quindi il prezzo tendenzialmente può ritracciare, o meglio, nella maggior parte dei casi ritraccia. Un'altra cosa importante da avere in considerazione è quella che è la larghezza della banda di Bollinger. Cosa ci segnala la larghezza? Quando ci troviamo in una banda di Bollinger, in delle bande di Bollinger molto larghe, ci troviamo comunque in un momento in cui il prezzo di Bitcoin è altamente volatile, mentre quanto più è stretta la banda di Bollinger, sostanzialmente il prezzo è meno volatile. Possiamo vedere in questo caso, guardate quanto è larga la banda di Bollinger e cosa ha fatto il prezzo. Aveva una volatilità incredibile, infatti è sceso molto oltre quella che è la banda inferiore di Bollinger, ha toccato questo supporto, ragazzi, quindi qua c'è, è come vi ho spiegato prima, ci sarebbe stato un chiaro segnale di diciamo cambio inversione. Infatti ce lo segnala anche il fatto che il relative strand index è andato al di sotto di quello che è il nostro 30, che è più o meno l'indicatore che ci fa capire che è super venduto, e quindi qua, grazie al segnale che ha toccato il supporto, è uscito nettamente dalla banda di Bollinger. Ovviamente è uscito anche il giorno prima con quest'ombra, prendere il prezzo qua sarebbe stato anche qua molto interessante. Ovviamente è continuato a scendere il giorno dopo, quindi c'è il rischio che la vostra posizione vada nettamente in rosso. Quindi se utilizzate gli stop loss, magari in questo caso avrebbe preso il vostro stop loss perché il prezzo sarebbe crollato troppo. Quindi quello che potete fare, ragazzi, è aspettare appunto l'inversione di trend, quindi aspettare una candela che sia nettamente in verde, ovviamente, quindi ci sia stata realmente l'inversione, piuttosto che entrare in questa fase qua. Infatti io non preferisco entrare quando diciamo c'è il prezzo che esce dalla banda e va fuori dallo strand index, o magari tocca il 30, ma quando c'è una conferma che quindi il trend sia cambiato, quindi ci sia una ripresa, una candela positiva
come c'è stata in questo caso, una candela oraria positiva e che ci fa capire che sostanzialmente il prezzo ha toccato questo supporto, sta risalendo e infatti poi vediamo il prezzo salire nettamente. Ovviamente, ragazzi, non sono indicatori infallibili, nel senso che sono indicatori, sono tra i più utilizzati assolutamente con le tecniche base del punto di trading, funzionano tantissimo, ve l'assicuro, io stesso li utilizzo quando faccio trading, ho fatto tantissime operazioni in profitto utilizzando questa tecnica, ma come vi dicevo non sono perfetti, nel senso che non per forza quando il prezzo esce o va sopra della banda di Bollinger e c'è un'indicazione che sia over comprato o over venduto il prezzo, sostanzialmente faccia quello che ci aspettiamo. Può succedere che continui a scendere o continui a salire, come è successo in tantissimi casi. Accedete al vostro conto di Binance, se non ce l'avete, vi lascio il link in descrizione, risparmierete sulle fee per quanto fate trading. Andiamo nel trading avanzato, in questo caso Bitcoin USDT. Ci uscirà il grafico, andiamo in indicatore tecnico, selezionando BNB possiamo inserire le nostre bande di Bollinger e selezionando RSI possiamo inserire il nostro Leading Strand Index, quindi possiamo lavorare direttamente su Binance e fare le nostre operazioni sfruttando i time frame che ci interessano, quindi orari in questo caso, e sfruttando, diciamo, la tecnica e la strategia che vi ho spiegato in questo video, ragazzi. Potete vedere che funzionano precisamente, potete cambiare i colori. Non vi consiglio di cambiare le medie mobili, di rimanere quelle standard proprio perché sono quelle più utilizzate e che danno, diciamo, i migliori segnali sostanzialmente. In questo caso qua, ragazzi, vedete, c'è stata un'ombra che è uscita dalla banda inferiore, c'era anche un relative trending che segnava comunque intorno al 30, quindi un prezzo super venduto di Bitcoin, ma il prezzo è continuato a scendere per qualche altro giorno. Ovviamente l'ombra, se avessi acquistato con l'ombra al minimo, allora sarebbe stato interessante. Mentre il prezzo è risalito per un po', poi è ritornato a scendere. Se lavorate con gli stop loss, ragazzi, potrebbe rompere, molte volte potrebbe succedere che rompe il vostro stop loss. Ma se siete sicuri diciamo, utilizzate supporti ed utilizzate l'uptrend e siete sicuri appunto della versione che state facendo, potete anche non utilizzare il stop loss, correndo un po' più di rischio. Senza pure il rischio che la vostra posizione venga chiusa in negativo e poi il prezzo veramente inizia a salire come è successo dopo qualche ora. Vedete, in questa candela era uscito di fuori della banda di Bollinger, poi salito, risceso, risceso, avrebbe rotto i vostri stop loss magari in questa posizione e poi invece il prezzo è risalito tantissimo. Spero sia stato tutto chiaro, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questa strategia. Se già utilizzate e fate trading appunto con questi due indicatori, se li conoscevate già, fatemelo sapere nei commenti. Apprezzo tantissimo i vostri feedback. Disintegrate il tasto del like per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi gli altri video. Ogni giorno alle 14 un nuovo video. Ciao a tutti, ragazzi.